Stato mezza waio, muduse. E se prima ero solo io, ora sto con l'amico mio. E se arrivi qui anche tu, stringiamoci di più. Tutti pronti, partenza via, incomincia questa euforia. Prova a farti sentire, ridi sempre di più, ridi sempre di più. Non fermarti, lasciati andare. Stai con me, Zawaio, il ritmo tu. Se ti piacerà questa danza attorno al fuoco, ti libererà se la balli insieme a me. Manchi solo tu, per riuscirci basta poco. Ora muoviti di più, stai con me, Zawaio, il ritmo. Se prima eravamo noi, ora siamo sempre di più. Prova a farti sentire. Stai ridendo anche tu, stai ridendo anche tu. Non fermarti, lasciati andare. Stai con me, Zawaio, il ritmo tu. Se ti piacerà questa danza attorno al fuoco, ti libererà se la balli insieme a me. Manchi solo tu, per riuscirci basta poco. Ora muoviti. Amica mi ha detto che tu hai scritto un libro. Sì, vabbè, dai, no, cioè... non parliamo di lavoro, adesso sto in vacanza. No, parliamo, Brando, Brando, perché tu scrivi un libro e non mi dici niente. Non dici niente, avrei detto, anzi te l'avrei regalato. No, grazie, gentile. Sinceramente, però, quando me l'ha detto, mi sono fatto un sacco di risate. Ho detto, Brand che scrive un libro, che cosa avrei scritto mai? Vabbè, che significa? Che significa? Quello scritto. Allora, mi sapevi di giro, mi di giro. Vabbè, come si chiama questo libro? Come si chiama? Come si chiama? I Baldanzosi. Ah, sei ispirata a qualcuno sicuramente. Sì, è chiaro. C'è sempre un'ispirazione. Ci ho messo un anno per scriverlo, mica fece lì. Mi stiamo scherzando. Quindi mo ti stai prendendo una pausa. Una pausa di riflessione e poi questo paesaggio mi ispira già il prossimo libro. Le pizze, praticamente. Anzi, ho già il titolo provvisorio. Montagne, montagne, il gusto ci guadagna. Che ne pensi? Sono rimasta, guarda, a bocca aperta. Volume 1. È chiaro, perché il volume 2. Udu! Che cos'è? Guarda, ma mi si fa scandare, Brando, che cos'è? No, ho riconosciuto un amico. Ci sono degli amici nostri? No, amico mio, che... Vedi quel signore che sta parlando con quello, il mio editore. L'editore? Proprio l'editore. Ehi, fammelo conoscere. No, è una persona discreta, per piacere. Siamo stati fino a ieri insieme. Devo far vedere che sono sempre attaccato. A me non piace. No. E vabbè, metti che tu vai mettermi altro, voglio scrivere io un libro. Mi conosco un editore. Io non ci sto. Posso andare? Non mi hai visto. Parli più del me, ma io... Oh, io vado, Brando! Sei abbastanza portato, questo possiamo fare poi la segreteria. Scusa, non è che voglio disturbare, ma lei è l'editore. Si sparge la voce, che io in albergo avete detto... mi perdo un attimo, io non è che mi può venire, mi segue. Sto parlando col maestro, scusate, non lo so se qua ti viene, un po' la privacy. Vabbè, la curiosità, volevo chiederle delle cose, non è che capita tutti i giorni un incontro l'editore sopra la neve. Che succede? Ma sto parlando col maestro, cioè queste figure sempre provinciali, qual è il problema? No, ma senta, lei ha scritto... No, mi scusa, l'emozione. Lei è quello che ha pubblicato il libro di Brando. Io ho pubblicato il libro di Brando? Chi è Brando? Il Brando di Bari. Me? Ehi. Si è sparsa la voce, allora. Ma no. Senta, io sono l'editore, diciamo, non è che ho fatto solo l'editore. Volevo sapere, quante copie ha tirato di questo libro? Quante copie? Una sola. Una? In testa a Brando. Non ti ho picchiato il dolore. Che errore, che errore. Perché lei conosce Brando? Ovvio sta! Brando! Quello Brando è? Ho parlato io! Aspetta un momento. Ma che lei è qui? Vieni qua, vieni! Vieni qua! Ah, dottore, a proposito! Sto pensando, lo dai!
stai fermo, fammi andare a vedere, non ti siamo ben, che tu con ti muovi fai danni. Aspetta, fammi andare a vedere. Stando a capo di spazio, sopra la nivea, perché c'è. Lucia! Che ci fai qui? Che ci faccio? Sono andata a fare una settimana di vacanze in montagna. Io mo me ne sto andando. Te ne sei andati? Se lo sapevo, facevo anch'io questa settimana. Peccato. Da sola stai, no? Da sola. No, lo vedo il polmone dove sta. Salute. Sì. Peccato. È peggiorato. Sì, si peggiora. Sei, e tu, questo albergo stai? Sì, sempre qua. È buono. Oh, si mangia bene, si sta benissimo. Che io ho dovuto organizzare all'ultimo momento, qui ho fatto tutto io. E non può fare lui, darti una mano. Lui deve fare. È talmente cretino che lui. L'ultima volta ho consultato la Bibbia per trovare un albergo in Palestina. Ma... Bravissimo, riconosci il barbiere di Siviglia? Che una volta per la città, una volta per la città, per la città. Ti faccio sapere. Scusi, maresciallo. Scusi, no. Sto parlando al telefono. Giovane, è Trevina, sì, a buon amore. Una domanda. Aspetta un attimo, scusi, informazione. Che c'è? Lei conosce il barbiere di Siviglia? Barbiere? Il barbiere di Siviglia. No. No, però ne conosco un altro. No, per dire, bravo. Sta qui, in fondo, a Piazza Mazzini. Sta scritto barbiere. Vai, nomemi che lo conosco. È un lontano parente, tra parenti. Che non ti fa mai pagare. Ma... Pronto? No, tu mi dici... Sarà giù. Scusate, maresciallo. Scusa. Sì. Cioè, sono due ore che state lì girati di spalle e volevo sapere, ma chi state aspettando? Ah, no, va bene. La parlo io, parli tu. No, per me? Qua tra me. Allora, dunque, signorina, niente, praticamente noi stiamo aspettando il primario. Perché stiamo svolgendo delle indagini preliminari sul personale della struttura, ecco quello. Il primario è in riunione. Ah. È quel, non è per mo che si muove, cioè fa notte, e quindi potevate chiedere prima e ve ne sareste già tornati alle case vostre. Ah, ho capito. E che facciamo? Chiediamo a lei. Chiediamo a lei? Parlo io, parli tu. No, vabbè, per te. Guarda te. Intanto vorremmo sapere in questa clinica quante persone lavorano. Ehi, quante persone lavorano in quella clinica? Una su cinque. Uno va a picco caffè, uno legge giornale, uno si va a prendere l'aria, fa una passeggiata fuori, dice... Noi siamo convenzionati con la regione. Lo sai che ti amo ogni giorno di più? Esagerato. Beh, in effetti, facciamo ogni due giorni. Esagerato, mi faccio prendere entusiasmo qualche volta. Uffa, è Cusca non ci vai, ma non è arrivato il ma è da mezz'ora che ci aspettate. Ma chi no? Me, dottor, me. No, non la sa. Non riesco a capire una cosa, tu me lo dici al telefono, io non è che posso essere sempre a disposizione dei pazienti. C'è un problema grosso qua, non qual è che... il problema? Il problema è che nessuno mi crede. Dai, dimmi la verità, qual è il problema? Il problema è che nessuno mi crede. Non scherzare, dai, qual è il problema? E chi? Va bene, c'è. Ehi, ma lo vuoi dire il problema? Che tu dici un sacco di tana? Dai, allora. Veramente, da rimanere... senza parole, sì. Ma è una meraviglia, sì. Ma Idig, come fai a tenere una casa da sé? È vero, è bella assai, guarda, guarda, ti perdi. Ti perdi. E Antonella, io a tenere la casa sono numero uno. È vero. Il sapere che io ho tre volte divorziato e tutte e tre volte la casa me la sotto. Buongiorno. 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 Allora, che prendiamo? Cappuccino. No, l'espressino. Sì, l'espressino. L'espressino, scrivi espressino, cappuccino senza schiuma, la brioche.
Voi che prendete? Caffè. Due caffè. Sì. Allora, avvocato, faccia avvicinare l'imputato. Venga, venga, venga. Vabbè, io volevo un succo di frutta, se possibile. Dopo, dopo. Mi tolga una curiosità. Così, in separata sede, dico, tu sei un bravo ragazzo. Mo a me mi devi spiegare. Quando hai rubato quei soldi, non hai pensato al tuo futuro? Secondo te, cioè, io sono il tipo che non pensa al futuro. Certo che ho pensato al mio futuro. Li ho messi in banca. Così i soldi li ho messi in banca. Che poi mi ha fatto anche, diciamo, un tasso agevolato, un'amica, direttamente. Giudice, chiedo scusa. A quello che non ha raccolto la cacca del cane dal marciapiede, che cosa dobbiamo dare? 30 anni. Ma che tasse hanno fatto? Hanno fatto il 6%. Oh! Scrivi 6%, signori. Giudice. Oh, don, che vuoi? Vabbè, chiedo scusa. È quello che ha avvelenato la suocera, che cosa gli dobbiamo dare? Assolto, ha avvelenato la suocera, sì. Quella. Allora fatela sapere un numero di telefono, è importante. Che banca è? Che banca? La Popola. Scrivi. Se da mio futuro. E ci sono io sprovvedo. 6%. Ben ritrovati amici a casa, siamo arrivati, guardate che meraviglia, se l'operatore per cortesia può inquadrare questa reggia, sembra proprio una reggia. Ecco, siamo in questo luogo, qui vive una signora, la signora La Seppia, che è stata sottoposta ad una terapia sperimentale, quindi è stata la prima al mondo alla quale hanno trapiantato un cervello di pecora. Noi speriamo ci facciano entrare, spero che ci sia... C'è una signora, salve signora, siamo quelli della TV. Siamo quelli della televisione, salve. Sì, lo sapevo che dovevate venire. Lei chi è? Sono Giovanna La Seppia. Lei è la figlia della signora... La figlia della signora... Signora, possiamo entrare? E che con, che no, accomodatevi. Ci fai entrare. Accomodatevi. Attenzione a te che stai tappeto, ancora cadete. Ma certo, ecco che la signora ci guida, sì, in casa sua. Sì, nel salotto buono, sia. Scusate il disordine, ma questi giorni di Natale ci abbiamo tenuto a tenere la casa. L'alberone è bellissimo. Sì, sì, è bello. Guardate, amici. Siamo stati tutti insieme con mamma in casa, abbiamo festeggiato insieme. Quindi per Natale l'avete portata a casa? Sì, ma non so che emozione. Ecco, questa è lei. Sono molto emozionata. Salve, adesso. Buongiorno. Sì. Venite a vedere amici a casa, eccola qua. Mamma mia, che emozione, lei chi è? Lei chi è? E che chirurgo che l'ha operata, lo specialista. L'artefice di tutto questo. Complimenti, veramente tanti complimenti. Come è andata l'operazione? L'operazione è andata bene, ci tengo a dire. Me ne parla tra poco, vedo tutta, sì, la famiglia riunita intorno. Mia nipote, la figlia di mia sorella Maria che sta a Milano, anzi approfitto. Maria, mamma sta bene, tutto a posto. Maria, tutto a posto. Bellissima ragazza, oddio, bellissima. Grazie, ragazza, grazie. Vuole molto bene alla nonna. Tantissimo, sono qui apposta. Che meraviglia. Io vinto anche a vedere la nonna. Vabbè, cosa ho fatto, ma va bene. No, no, prego, prego, ma vedo questa fasciatura enorme. Beh, per forza, noi abbiamo fatto un'operazione. No, sì, è un'operazione, sì, non da poco. Sì. Cioè il cervello di una pecora, che voi sapete benissimo, che è più grosso di quello dell'uomo. No. Come no? Sì. Lo sapete? No, non lo nemmeno sapete. Io lo sapevo, però nemmeno me l'avete detto. Dottor, lo sto dicendo, diciamo, al pubblico. Ecco. L'abbiamo inzaccata, abbiamo, sì, spinto lì, intanto la carrozzeria, ancora bisogna limarla ancora. Perché... Ah. Ecco, ecco perché questa fasciatura così imponente. Chiaro. Posso parlarle? Sì, ma me la comando, senza farla sporzare, perché poi sono responsabile. Vabbè, basta, grazie. Io allora avviciniamoci con delicatezza alla paziente e andiamo a sentire dalla sua voce. Signora, come sta? Molto bene. Piacere, adesso signori scusate, fate un po' di largo perché mia madre è arrivata l'ora del mangiare, diciamo, sì. E quindi mamma, piano piano, tieni, quel che piace a te, la biada, quello che un va. Po' di paglia perché per variare, non che posso essere la biada, sì, l'erbetta, la paglia, sì, cambia, ma sì, che foglie di olivo, c'ha una dieta proprio specifica, proprio un'alimentazione molto ben equilibrata, piano, quelle, sì, che le va, quelle che le va, sì. Dai, stiamo cercando, di che stai in bagno. Un attimo, la pipì la posso fare.
Ma vado pure io, ma pipì, che vabbè. Sì. Salve. Buongiorno. Ma si può sapere che stai facendo, entra, esce, entra, esce? Come al solito, dove mette le mani mia moglie? Non trovo niente. Ah, sta dormendo. Pure a me è lo stesso problema. Qui non sta il numero. Io non quella, se non sbaglio, il numero 6, adesso. Numero 6? Sì. Qua non è... Strada senza numero. Ma pure... Numero 6, numero 6, uè! Com'è con gli usci di manico? Stai fermo, stai fermo, aperto! Andiamo, andiamo! Sì, come la cosa, qua! Come va, eh? Salve, momento! 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 Antonio, chi è? Buongiorno! Buongiorno, Vanni! E l'ebraia, maresciallo, il collega. Carapelle, provincia di Foggia. Grazie. E per dire... Meno male che siete arrivati. Abbiamo avuto la segnalazione dalla caserma, correre qui, scene di panico. Sì, che panico, problema? Di panico. Abbiamo, diciamo... Ma più che altro scene un po', come devo dire... Signor, il cadavere, dove sta? C'è di cadavere? No. C'è un omicidio. Non c'è, per piacere. Alle prime armi, ragazzi, non è che... Sono delle scene proprio obbriobiose, in deringonte, proprio, non lo so, io sono pudica, non posso assistere a queste cose. Quest'uomo di fronte, sul suo balcone, completamente nudo. Con questo ciondolone che va di là, no, io non lo so come devo fare, io sono religioso, ripeto, pudica, però queste scene, insomma, io non è che sono proprio, non so, il sangue, la carne, calma. Non lo sto dicendo. C'è un uomo nudo. Un uomo nudo. Dove? Di fronte, al balcone di fronte, quel balcone là, che passeggia avanti e dietro, ma a continuazione. Sì, vabbè, sì, io voglio vedere, cioè, dov'è questo ciondolare, questo presunto balcone, dove sta? Ma prima di tutto il balcone non è presunto, il balcone sta proprio facendo un rondo d'air. Io ho detto, ripeto, che sono una donna che non può vedere così mi rincontre, perché, insomma, mi agito. Ma si può vedere questo balcone? Sono scene troppo scandaliche, ma lascia, venga a vedere. Vedi, ha ragione. L'abbiamo colto proprio sul fatto. Così fa. Che mi. E questo è nudismo. Nudi, non esageriamo, dai, da petto lungo, che il resto non si intravede. Salve! C'è un ciondolismo stampo, però voglio dire, un cristiano. È un nudismo, diciamo... veramente grave, diciamo. Si intravede qualche cosa, ma non c'è un reato. In effetti, non è che si vede chissà che cosa, cioè, voglio dire, ognuno nella sua libertà di poi lui combatte il freddo, peggio per lui che sta un modo così. Per mantenersi anche giovane, diciamo, dai, no. Cioè, ma che pure la spiaggia uno lo trova, diciamo, un cristiano a torso nudo. Ragione, secondo me il reato non c'è reato. Non è che possiamo, diciamo, che cosa dobbiamo scrivere? Obbligare, che deve scrivere? Un po' fare una passeggiata sul balcone, non si vede, per me può essere solo a petto nudo, che ne so. No, non si vede, da qua effettivamente non si vede, che... La signora è nuda che... Sì, è un pochino di fantasia, sai, che metto signora. Signora, vede che è inutile che giriamo attorno, diciamo, questa denuncia. Un cristiano, non sono atti osceni in luogo pubblico, perché questa sta nuda, cioè, da qua non si vede. Signora, io penso che ci sia un'esagerazione per...
Da qui non si vede. Da lì non si vede niente. Qui sto sul mobile, devi salire sul mobile per vedere, là. E dopo è possibile che io ogni giorno sta a fare sempre questa canzone, prendo la scala, togliete quella tenda. A me già che sto, insomma, lo passo i pudini una dressuata, insomma. Allevate, così posso vedere il paradiso più da vicino. Beh, Alessia, non è che dico il becce. Un ciondolamento, vedi, un ciondolamento viene a me. Ha ragione, però la signora ha proprio ragione, dai. Che mi fa la coperta? Sì, dai. Che non ha marcato da mandi per farlo. Però mi sembrava, vedete prima, da giù. E no, è giustamente. Che per oggi è finita, ma domani ritornerà una nuova puntata che la giornata ti illuminerà di gioia, allegria infinita, il tuo cuore si riempirà, il mood migliora la vita che con noi riderà. E cantando ancora su e giù, siamo sempre in giro col mood. Non pensare adesso a tutti i guai, ora arrivi con noi. E fermati lì, mani in alto e le mani giù. Questo è il nuovo ballo del blu. E ce l'abbiamo fatta. Non è ancora finita, domani ritornerà una nuova puntata che ti riempie di felicità. La squadra della risata, barzellette in gran quantità. Il mood migliora la vita che con noi riderà. E cantando ancora su e giù, siamo sempre in giro col Mudù. Non pensare adesso a tutti i guai, ora arrivi con noi. E cantando para pe pe pi, non me lo dire e fermati lì. Mani in alto e le mani giù, questo è il nuovo ballo del Mudù. E cantando ancora su e giù, siamo sempre in giro col Mudù. Ce l'abbiamo fatta!